Tappa lunghissima quest'oggi, 830 chilometri, di cui 395 di spaziale. Stiamo parlando di Dakar 2022, qui su Moto Reporter, il punto di partenza di ogni viaggiatore. Una buonasera a tutti quanti, da Mario Augello e dai co-conduttori che arriveranno, e andiamo avanti subito dopo la sigla. Quando viaggi in moto, il timore di un problema meccanico è sempre dietro l'angolo. Ma da oggi non è più un problema. Grazie a Motoreporter.it e la sua mappa interattiva troverai altri biker fratelli di garage sempre pronti a darti una mano. Tutto questo gratuitamente dal tuo telefonino. Cerca Motoreporter.it. Usa il menu in alto a sinistra e poi scegli Fratelli di Garage. Seleziona la modalità mappa. Vedrai gli altri fratelli di garage nelle vicinanze. Seleziona quello più vicino a te. Chiamalo. E vedrai che ti darà una mano. Con Motoreporter.it potrai trovare aiuto anche nei weekend o quando meccanici e gommisti non sono disponibili. Cosa aspetti? Diventa fratello di garage e troverai un fratello. Buonasera, ben trovati anche questa sera. Ormai siamo al giro di boa della Dakar 2022, tante cose abbiamo visto. Oggi, per chi ha potuto vedere le immagini, chi non ha potuto vederle ve le descrivo io, ci sono dei passaggi sulle dune veramente mozzafiato a vederle, diciamo, sullo schermo, figuriamoci per quelli che li hanno dovuti attraversare. Quindi un saluto nuovamente da Mario Augello di Moto Reporter, il punto di partenza di ogni viaggiatore, nuovo appuntamento della Dakar. Vi ricordo che questi appuntamenti sono possibili grazie alla collaborazione con Rally Pau di Tiziano Interno, il Rally Team Azzurro Rosa di Mirko Bettini, e con Arianna Lenzi, motociclista e fondatrice del blog La Bionda sulla Onda. Giusto per capire, per quanto riguarda Rally Pau, eccolo qui. Questa qui è la pagina di Bivacco Italia di Tiziano Interno, che è questo qui alla destra, per chi non l'avesse ancora conosciuto, e qua gli altri che sono lì sul posto a portare alta la bandiera dei colori italiani. Dunque, che dire, piccolo riassunto intanto di quello che è accaduto oggi. Quindi questa di fatto è l'ottava tappa, anche se oggi è il giorno 10, perché il primo giorno è stato un prologo, e poi c'è un giorno di pausa, e quindi oggi è ripartita questa seconda tappa della seconda parte. Abbiamo detto 395 chilometri di speciale, tant'è che erano previsti arrivi al buio. Abbiamo visto il filmato di Picco, che ha avuto la possibilità, di Franco Picco, che è arrivato, che stava facendo già proprio praticamente buio, e dovevano ancora arrivare altri piloti italiani. Quindi anche guardando le immagini ufficiali, appunto, si capisce che la tappa è stata pesantissima. Dobbiamo segnalare il ritiro di Giovanni Stigliano, purtroppo, ci dispiace, un abbraccio Giovanni, a causa di un incidente, speriamo non grave, non abbiamo altre notizie. Per il momento sembrerebbero essere arrivati tutti quanti gli altri. Quindi la classifica attualmente delle 130 moto arrivate, 129 in realtà, ma che manca quella di Giovanni Stigliano, vede al primo posto Sunderland con la GasGas, Quintanilla con la Honda e Walkner con KTM. Gli italiani, quest'oggi Petrucci col numero 90 ha occupato la posizione numero 25, seguito alla 46 da Tonelli, 49 da Gritti, 67 Zacchetti, 86 Catanese, Picco 87, Cipollone 90, 105 Piolini, 108 Interno, 111 Winkler Andrea, 112 Winkler Aldo, 127 Lucci. Per quanto riguarda le donne, sono arrivate tutte. La 58esima posizione da Miriam Poll, che sin dall'inizio di questa Dakar ha mantenuto sempre circa tra 50, 55, 58 e 59. 76
esima posizione Sara Garcia, 82 Sandra Gomez e la centesima Audrey Rossà. Cosa dire velocemente per quanto riguarda il resto della classifica? Abbiamo i quad, sono 11 piloti quelli arrivati, Giraud, Medeiros e Copetti. Auto, 70 equipaggi ancora all'arrivo a fine giornata, tutto è rimasto com'era, quindi abbiamo Ekstrom al primo posto con Audi Sport, Peter Ancel secondo posto con Audi Sport, Loeb e Sainz al quarto posto con Audi Sport. Dopo farò un piccolo approfondimento, un riassunto su questa Audi elettrica con tre motori. Da segnalare, Guerlain Chicherie, tornata alla Dakar per la prima volta dal 2016, ha rotto un ingranaggio del suo buggy, alimentato a bioetanolo. Dopo 36 km si è rotto. Lui ha fondato una società, la JCK, e la sua ambizione è di competere con il primo veicolo alimentato ad idrogeno in grado di vincere il rally entro il 2024-25. A questo punto puntate già la sveglia, iscrivetevi al canale perché vedremo come andrà a finire questa cosa nel 2024-2025. I fratelli Totani sono arrivati 52esimi, non ho notizie degli altri italiani al momento. Prototipi, 37 prototipi si sono presentati all'arrivo, questa tappa è stata vinta ancora una volta da Quintero e ne mancano due vittorie di tappa per eguagliare Pierre Lartigue del 1994. Invece Cristina Gutierrez, nella stessa categoria, ha perso un sacco di tempo per problemi meccanici e quindi ha un ritardo di 2 ore e 30 minuti. Classifica, appunto, Quintero, Ericsson e Lebedev. Al 15° posto l'equipaggio composto da Camelia Liporotti e al 16° posto l'equipaggio italo-saudita composto da Lobaidan e Cerutti. Non ho notizie dell'equipaggio Carrara Gasparri. SSV, e poi ci fermiamo con i camion, approfondimento Audi lo facciamo dopo il servizio di Arianna. SSV, sono 41 gli SSV che sono arrivati all'arrivo, al momento la situazione non era completa ma adesso è definita. I due fratelli Goczal si sono presi il primo e il secondo posto, seguiti da Jones. Gli italiani, 20esimi l'equipaggio Cinotto Bertoldi e 33esimi Cinotto Dominella. Per i camion nulla da fare, non ci sono sorprese, i primi quattro camion sono tutti del team Kamaz. E anche se quest'oggi le dune hanno messo veramente in difficoltà tutti quanti, evidentemente loro un po' meno. 26esima posizione per l'equipaggio misto con l'italiano Funaioli all'interno dell'equipaggio. Che dire, presentiamo la nostra amica Arianna qui anche questa sera. Ciao Arianna, come stai? Ciao. Bene, tu? Bene, bene, dai, cominciamo a sentire le fatiche. Guardare le dune mi ha stancato prima. Cioè, dopo me lo devo riguardare con calma perché uno di quelli di testa, non mi ricordo chi, uno dei primi tre, ha fatto quattro tentativi per superare una duna, quindi è andato avanti, indietro. Ti è venuto il piattone solo a vederlo? Sì, 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 devo recuperare, ho iniziato a fare respirazione per recuperare il fiato. Vediamo se ci sono saluti e commenti. Buonasera, tieni duro Paolo Lucci, tieni aperto. Antonio, amico Antonio. Paolo Lucci, speriamo Lucci riesca innanzitutto che la moto gli arrivi in tempo. Lucci, vero? Lucci? Sì, certo. Se, esatto, sì, sì, sì. Se la moto dovesse arrivare in tempistiche ragionevoli, può essere che possa metterci mano in virtù proprio dei jolly che da quest'anno hanno, esatto, per i piloti anche che vanno fuori gara per la giornata, insomma. Però dipenderà tutto. La tappa è lunga, Arianna, per cui anche l'assistenza ha più problemi a fare una cosa del genere, no? Quindi speriamo bene, dai, speriamo bene. Senti, io ho in parte poi per salutare, non c'è Mirko questa sera, lo salutiamo, ciao Mirko. Ciao Mirko. Devo ricordare appunto che tutto questo lo possiamo fare grazie alla tua collaborazione, alla collaborazione di Mirko, Tiziano Internò, che ci ha concesso quando li può mandare, quando li ha i suoi video che li possiamo commentare e mandare. Oggi non è arrivato nulla perché immagino che siano tutti distrutti. Sono riuscito a vedere un pezzo di Franco Picco che era arrivato, che faceva già buio, e quindi gli altri arrivano minimo un'ora dopo. Se Franco Picco è arrivato che faceva già buio, non oso immaginare. Sì, ecco, facciamoci una domanda, anche perché Franco
oggi è 87esimo, quindi a 130 ci sono altri 50 piloti che devono arrivare, insomma. Allora, tu mi hai mandato... Adesso. Dimmi? Adesso sono arrivati tutti, insomma, sono le... Sì, adesso sono arrivati tutti, però finché vedo che non hanno ancora pubblicato, io sono pronto a vedere se pubblicano qualcosa, in caso lo facciamo girare. Comunico anche, Arianna, non lo sai, questa sera sto sperimentando una triplice diretta. Wow! Quindi, se sta funzionando tutto, siamo in diretta sulla vecchia pagina, vecchia, perché è la, più, la prima, pagina Facebook di Motoreporter, sul gruppo Facebook di Motoreporter, qui su YouTube. Solo per gli utenti Facebook, se scrivete qualcosa, messaggi e commenti, metteteci un nome, un nomignolo, un nickname, perché Facebook non mi fa vedere chi è l'utente. Okay. Questo è, ecco qua, vedi, Facebook, un user dice ciao Arianna. Hai capito? Però quindi non sappiamo user, chi sei, da dove vieni? Un fiorino. Intanto, prima, finché scopriamo chi è, tu mi hai mandato un video oggi pomeriggio. Esattamente. Vuoi commentarlo? Ti mando subito la sigla, lo commenti. Manda la sigla, dai, così mando cominciamo. Sigla di Arianna, poi ti abbandono da sola con il tuo video e mi dici quando lo devo mandare dopo, va bene? Sigla. Sì, va bene. Ciao a tutti. Allora, oggi diamo un twist un attimo diverso a quello che è il mio contributo a questo TG Dakar in collaborazione con Motoreporter, perché se avete seguito le puntate precedenti sapete che ci siamo concentrati su quelli che sono i personaggi che stanno correndo questa Dakar. Stasera invece voglio parlarvi di un personaggio, sì, che è presente alla Dakar, ma che dà un contributo alla storia di questa competizione da un altro punto di vista. Parliamo sempre dei piloti, di chi sta gareggiando tutti i giorni, e parliamo poco o meno sicuramente di chi in realtà è presente dietro le quinte e contribuisce in maniera attiva ogni giorno a fare in modo che questa gara possa effettivamente esistere. Il mio contributo è stato realizzato da un mio carissimo amico, che è Lorenzo Tusa, che è la sua seconda Dakar come, diciamo, addetto ai lavori. Vi racconterà lui come e in che veste è stato presente all'edizione di quest'anno, è presente all'edizione di quest'anno ed è stato presente all'edizione dell'anno scorso. E ho piacere a farvi vedere questo video e a lasciare Lorenzo parlare, perché credo davvero sia importante pensare che anche queste persone, che forse sono meno sotto la luce dei riflettori, in realtà abbiano delle storie bellissime da condividere con noi e siano davvero personaggi interessanti. Nulla togliere ai piloti, ma anche chi sta dietro e chi li aiuta ogni giorno nelle loro attività ha veramente un suo personale palmarès. Quindi Mario, ti direi sì se vuoi mandare ora il video di Lorenzo, spero vi possa piacere e noi ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti. Sono Lorenzo Tusa. Con questo video voglio cercare di raccontarvi la mia esperienza alla Dakar 22. Per me è la seconda Dakar. L'anno scorso ho avuto il piacere e la fortuna di essere ingaggiato e lavorare nell'organizzazione facendo l'assistente di percorso o Marshall, qui in gergo li chiamano anche Charlie, ovvero con un collega sempre italiano ci è stato affidato un pick-up dell'organizzazione. Il nostro compito era quello di supervisionare il percorso facendo in modo che l'evento si svolgesse nel migliore dei modi. In seguito a quell'esperienza ho deciso di intraprendere la collaborazione con il team RS Moto di Simone Agazzi. È un team privato dove piloti paganti decidono di in qualche modo affiliarsi per ricevere servizi di assistenza alle gare. Lavorare alla Dakar è un sogno, assolutamente. Ovviamente, come dico sempre, è qualcosa che ti deve estremamente piacere. In questo momento noi siamo al bivacco di Wadi, siamo allo stage numero 8, quindi siamo a tre quarti della competizione e la stanchezza è tanta, sia da parte dei piloti che da parte dello staff. Una giornata tipo per gli operatori del settore, per chi lavora come me in un team di macchine o di moto, inizia estremamente presto, molto molto prima dell'alba. Di solito ci si sveglia verso le 4, 4 e mezza del mattino,
e a seconda di quella che sarà la tappa del giorno, si prepareranno i piloti, le moto, tutta l'attrezzatura. Se la tappa è ad anello, bisogna, diciamo, di solito ci si reca alle partenze e si assistono i piloti nelle fasi iniziali. Se invece la tappa non è ad anello ma bisogna spostarsi, è bene smontare tutta la struttura, tutto il paddock, e rimontarla poi alla sera nella destinazione d'arrivo. È comunque un lavoro meraviglioso, è un lavoro che non va fatto assolutamente per soldi, ma va fatto per passione, anche perché non c'è moneta in grado di ripagare comunque uno sforzo e un impegno così grande. Grazie dello spazio che mi avete dedicato, e sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Ciao Arianna, che dire, come dargli torto dicendo che non si fa per lavoro ma si fa solo e assolutamente fatto. Sì, e se conoscessi Lorenzo capiresti quanto è vero, quanto è genuino quello che ha appena detto, perché è davvero così. E quindi mi piaceva l'idea di dare questo primo contributo con l'inizio della sua storia, poi sicuramente nei prossimi giorni magari ci manderà qualcos'altro, anche magari dei video da altri punti di vista, in altre situazioni che saranno sicuramente interessanti. Però mi piaceva questa cosa, che in poche parole raccontasse la sua esperienza in queste prime due edizioni e facesse capire davvero quello che muove le persone che lavorano, perché chiaramente ci sono persone che lavorano come se fosse un lavoro normale, non lo possiamo negare, all'interno della grandissima macchina della Dakar. Ma il vero cuore di questa competizione è fatta da persone come Lorenzo, quindi ma, ottimo. Ma tra le altre cose, e poi stanno scrivendo, quindi adesso vediamo di scoprire chi sono, tra le altre cose, anche da casa, Arianna, ci sono per esempio, c'è Paolo Libraresso, che salutiamo, che saluto, che segue la pagina di Franco Picco, quindi che ci tiene aggiornati tutti su Franco Picco. Quindi Paolo, sa, anche lui fa un grande lavoro, non se ne accorge, chi non sa non se ne accorge, così ognuno ha, diciamo, il proprio scudiero, tra le altre cose, vedi, ci dicono che Tiziano è in diretta anche lui adesso, quindi prova a vedere se lo becco, Arianna, un attimino. Vediamo se lo becco Tiziano in diretta da qualche parte, magari lo mandiamo anche. Ma è live tardi adesso. Dimmi? È molto tardi là adesso. Lo so. Vediamo se c'è. Controllo un attimo, ragazzi, un attimo solo, così non ce lo perdiamo. Eccolo qua, 2 minuti fa. Fermi, che lo prendo e lo porto di qua. Dovrebbe essere questo. Lo vedi? Sì. Se non mi sbaglio, questo è il video di Tiziano. Lo metto a schermo pieno. C'è già schermo pieno, noi ci rimpiccioliamo. Lo sentiamo un attimino, Arianna. Vediamo cosa ci dice Tiziano, va bene? Condividiamo. Allora, facciamo così, tac, tac. E ci siamo. La diretta è così, ragazzi, e dopo vi mandiamo i saluti. Oggi tosta, la giornata è iniziata male perché si è tranciato il supporto della GoPro in un shot e ho perso più di 15 minuti a cercarla, l'ho trovata, ma già al chilometro 50 sono arrivate le macchine, un polverone assurdo, e dopo sono iniziate delle dune non proprio semplicissime. Botu, ho bisogno di un corso accelerato di dune. Vabbè, adesso arrivati alla neutralizzazione e con Andy Aldo, e dovrebbe iniziare la parte un pochino più enduristica, che mi si addice un pochino di più. A dopo. Tappa conquistato.
dopo 400 km di speciale tra dune e canyon, anche il trasferimento fuori strada, tutto navigato a capo. Speriamo di uscirne con la luce. Tappa 8 finita dopo circa 12 ore di moto e 820 km. Ah! Te ridi? Com'è andata, Cesare? Vabbè, oggi mi è piaciuta. Oggi finalmente non ho, ho fatto tutto giusto. Tu, ma me, mi sono insabbiato nelle dune quelle 10 volte e dopo ho fatto tutto giusto. Io hai perso la GoPro, insomma. Ah, è vero, sì. Ne ho fatte un po' oggi. No, ma tu troppe robe ti porti, è troppo difficile il tuo mestiere, fare, riprendere. Cioè, tutto quello che si vede, bellissimo, ma ha un peso enorme perché porta via concentrazione. Dai, 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 a domani per la tappa 9. Poi, un abbraccio forte a Gianni che oggi si è schiantato e non sta bene, poverino. Forza Gianni, rimettiti presto. Ciao Gianni. Eccomi qua, mi sentite? Scusami la vecchiaia, prima quando parlavo della GoPro, se penso che ho perso anch'io la mia. Anch'io, mi si è incastrata in un ramo, mi si è strappata e finita nel bosco al Quintrofi, poi l'ho ritrovata, mi hanno aiutato a ritrovarla, diciamo la verità. No, io quella l'ultima, niente da fare. Va bene. No, però io ho vinto, io ho schiantato un drone su un pino, quindi ho vinto ancora. Va bene, allora io ne ho persa una Transitalia, ma me l'hanno trovata. Ah, beh, allora. E ho scoperto che l'ha trovata un anno dopo. Ho conosciuto uno che era quello che aveva trovato la mia GoPro. Pensa a te, no! Un anno dopo. Comunque, parlando di Gianni Stigliano, che dispiacere, io li seguo sempre ovviamente in tempo reale, un po' tutto il Onyx, vado a guardare il sito, e l'ho visto fermo prima del pick up a 170 stamattina in una tempistica decisamente anomala. Gli ho scritto subito immaginando che leggesse il messaggio dopo ore e sperando che fosse stato un problema tecnico. Mi ha risposto che, insomma, mandando una foto abbastanza inequivocabile. E quindi un dispiacere immenso. Ha fatto tanto male? Ad ora che io sappia, in corso di accertamento, però in ospedale, sì. Ok, dai. Allora, poi ci aggiorni tu domani, eventualmente. Sì, quando scopro qualcosa. Quando scopri qualcosa. Faccio una carrellata. È la sua seconda Dakar, insomma. Io ci tenevo molto, perché era un personaggio molto, molto bello. Sì, esatto. Allora, faccio una carrellata dei saluti, così qualcuno ha rimesso il nome. Ok, stupendo. Quindi vabbè, ti chiede Roberto Bobo problemi per Lucci, Kevin ci ringrazia, vediamo. Abbiamo scoperto Maurizio da Rimini, poi ok, conosciamo poi questa, Maurizio da Rimini. Questa è Lucia, aha, ti saluta, il controspionaggio, il controspionaggio, brava. Poi chi c'è qua? Pietro F, Tiziano in diretta anche lui, grazie, abbiamo visto, è grandissimo Ivan, è sempre un piacere ascoltare i suoi reportage sulla gara. Dove guardate in diretta i concorrenti? C'è proprio il sito ufficiale della Dakar, niente assolutamente di sì, c'è una volta aperto il sito vedrete in basso a destra, mentre la gara, la tappa si sta disputando. Ora adesso lo metto ecco, sulla chat. Allora. Lì, la cosa bellissima è che si possono seguire in tempo reale, loro ovviamente sono tracciati e puoi vederli all'interno della mappa, quindi sapere esattamente in quel momento dove sono proprio geograficamente, e poi hai un live timings, si chiama appunto la pagina live timings, e li vedi passare nei vari punti di controllo e sai che la faccio vedere Arianna, dai, la spieghiamo un secondo così adesso. Eccola qua, perché è uno strumento davvero davvero interessante. Io mettiamo tendenzialmente, così. Sì, qua la mappa la puoi zoomare ovviamente per andare a pescare i singoli personaggi. Io tendenzialmente guardo invece la seconda tab, quindi quella del live timings, e mi sono anch'io salvata qualche preferito, quindi la Sara Gers, le mie donnine ovviamente,
Mi sono salvata le quattro donne e Javi Vega, quindi il fidanzato di Sara Garcia. Sono i miei preferiti, insomma, e me li tengo sempre ben monitorati. E, ecco, diciamo, giusto per capire chi vuole, ecco, chi ha tempo, diciamo che parte della ricerca delle notizie che poi si cerca di recuperare, di fare, le prendiamo da qua, fondamentalmente. Bisogna anche interpretarli, perché tante volte la prima tab dice delle cose, poi sulla seconda ce ne sono altre. Sì, non sono perfettamente sincronizzati in alcuni aspetti. Ecco, diciamo, per esempio, che stamattina il vero dramma di Gianni, mi sono confrontata anche con un mio amico che era lì, insomma, anche lui a guardare quello che è la mappa. Nella parte della mappa loro non comparivano, sia Paolo Lucci che Stigliano, perché probabilmente si erano già fatti male o avevano già avuto problemi al motore nel caso di Paolo, ed erano stati portati via. Mentre nel live timings loro segnavano il passaggio che avevano fatto, quindi effettivamente erano ancora presenti. Quindi c'era un attimo di confusione proprio per questo motivo, perché allora, io vedevo Giovanni. Questa per esempio è la tappa di oggi, ok? Esatto. Quindi dove vedete tutti i cerchietti? Questi sono i waypoint, vedi PK0, PK43, PK86, hanno i loro numeri, il distributore, quindi la neutralizzazione praticamente. Mm-hmm. Quando parlo di neutralizzazione sono arrivati qui, quindi devono fare 20 minuti di pausa, mangiare la barretta, far pipì, far benzina, tutto lì in 20 minuti. Per quanto riguarda Tiziano, fare anche i video e fare le riprese, come diceva Cesare. È un macello, perché appunto portarsi via, lui ha più di una GoPro, le deve far partire, nel frattempo devi guidare, non sai se è partita, se è accesa, perché non... Cioè, no, ci vuole grande concentrazione, ecco. Non è proprio cosa da poco. E poi ci sono questi triangolini, classico simbolo, che se uno ci va sopra ti dice chi è il pilota di quel simbolo, e tante volte appunto cerchi di capire durante la giornata... Sì, è molto simpatico a volte quando tutto va bene, ma anche quando succedono le cose curiose. Per esempio l'altro giorno, quando la tappa è stata annullata e sono stati fatti tornare indietro, effettivamente chi come me era lì a tenere monitorata la giornata ha visto questa serie di piloti con la freccina completamente invertita che tornavano indietro. Era molto buffo, perché vedevi gli altri arrivare e questi che tornavano indietro, quindi insomma è anche divertente seguirli così. Allora, qua abbiamo saluti. Io faccio dico giusto due parole sull'Audi, resta pure tranquillamente lì, che tanto perché abbiamo seguito le vicissitudini. Io non sono preparata sull'Audi di oggi, sono curiosa di capire cosa è successo. Allora, io non so cosa è successo sull'Audi di oggi, perché me ne sono perso. Cioè, finché ho guardato, diciamo, Era tutto a posto, fondamentalmente, finché ho guardato le cose. Poi, sinceramente, non credo che sia accaduto chissà che cosa. Per quanto riguarda l'Audi, io mi ero preparato giusto due paroline, perché magari non tutti ci hanno fatto caso, ma comunque l'Audi che sta partecipando alla Dakar ha tre motori, di cui due elettrici. E uno serve per ricaricare motori, praticamente. Quindi la batteria. Dicono. La batteria, brava. Uno fondamentalmente è un gruppo elettrogeno. La funzione è del generatore di corrente, niente di che. Quindi ha tre motori elettrici per la ricarica delle batterie a bordo, c'è un motore termico con il compito esclusivo di ricaricare la batteria, come dicevi giustamente. Questa è, diciamo, la versione ufficiale. L'auto è stata sviluppata in 12 mesi, quindi cioè, non è stato un lavoro da poco, con l'obiettivo di partecipare e terminare la Dakar. Allo stato attuale oggi hanno concluso prima, seconda e quarta le Audi. Perché sono quindi, tre, vero? Sono tre. Giorni passati hanno avuto dei problemi. L'ammortizzatore, il motore che si era sfondato un pezzo. Quindi disastri vari. Poi con le cose elettriche, con le batterie, lo sai, abbiamo problemi anche noi con le moto, no? Cioè, col freddo, col troppo caldo, soprattutto quello che credo stiano vivendo in questa edizione, quantomeno un filo anomala rispetto all'anno scorso per le temperature, è anche lo sbalzo di temperatura. Sì, si va ad altro. Infatti i tecnici con la gestione termica in un contesto di temperature elevatissime di giorno e freddo e pungente durante le ore notturne.
Quindi il cuore pare di questa RSQ e-tron e la batteria ad alto voltaggio. Diciamo che sulle comuni auto elettriche l'accumulatore è climatizzato, è una questione di raffreddamento. Ci hanno studiato sul raffreddamento del motore con una specie di ghiaccio secco, hanno messo praticamente alla fine. Quindi un conduttivo praticamente, quindi acqua secca. E con questa la tengono a temperatura, perché tu immagina, oggi c'erano dune di categoria L2 e L3, quindi se sei riuscito a vedere qualche video in giro, purtroppo i video ufficiali non possiamo mostrarli. Non ho visto niente, però. Ecco, dopo ti metti comoda con i popcorn e vedrai che sul passaggio sopra le dune, quindi tutto il preduna, è una cosa da mozzafiato, proprio il preduna è mozzafiato. Quando la fanno tutta dritta, quando non ci riescono è doppio mozzafiato. E poi sono un paio di video dove sono in 2-3 che stanno facendo come se fossero sopra un windsurf, anzi sopra un surf direttamente, e vedi di quelle cose veramente spettacolari. Del resto io la sera, dopo la serata, dopo aver cercato le notizie, come mi rilasso guardandomi tutti i video che non possiamo trasmettere purtroppo, perché comunque stanno facendo un lavoro davvero eccezionale di edizione in edizione. La qualità del comparto fotografico e video è straordinaria, cioè veramente sta crescendo in maniera esponenziale. Quindi esatto. Sì, doppio chapeau. Roberto credo si riferisca al motore che alimenta le batterie. Un motorino proprio così da poco. Sì, non è proprio un generatore, però. Sì, io ho ridotto, però insomma la macchina non è enorme, quindi ci hanno fatto star tutto quanto. In realtà sono più di 4 metri a quanto pare, non è piccola. Tre motori, cioè una roba, più le ruote di scorta, più, cioè, hanno fatto veramente un bellissimo lavoro. Come interessante il progetto del tipo che vuole fare la macchina a idrogeno, capito? Curiosa, cosa dice? Aspetta. Allora, Petrucci stamani era decimo, ma ha perso 10 minuti per trovare un waypoint ed è arrivato 25esimo. Ha riferito a lui oggi. Ecco, questo che grazie, vedi, ci collaborano. Grazie. Avevo visto che era sceso, ma non avevo trovato notizie su come mai. In effetti, vedi, era decimo. Però mi ricordo una cosa molto interessante che ha detto Mirko l'altro giorno, cioè è stato anche furbo Petrucci, perché 10 minuti per trovare il waypoint, poi non sappiamo se l'ha trovato o ha dichiarato forfè, questo non lo so. Però diceva una cosa interessante Mirko l'altro giorno, che ci sono delle volte in cui ci si incaponisce perché il waypoint, dici non posso perderlo, è qua per forza. Esatto. E magari ci si perde mezz'ora, invece magari la penalità che comporta la perdita di un waypoint è infinitesimale in confronto al tempo che noi ci perdiamo o perché siamo ostinati a volerlo trovare, che diventa controproducente. Quindi in questo caso credo che Danilo sia stato bravissimo, perché 10 minuti o l'ha trovato o non l'ha trovato, se l'è cavata bene. Anche perché con quello che ha detto anche Tiziano prima, nei pochi minuti che abbiamo visto, lui si è fermato per recuperare la GoPro, quindi facciamo finta che cercava il waypoint, e lì sono cominciate a passare le macchine. Quindi quei 20 minuti che perdi, appena cominci a passare le macchine, non sono più i 20 minuti che avevi prima. È molto peggio riguidare dietro, perché poi ti rovinano tutto il percorso. Allora, abbiamo una domanda. Speriamo di Massimo, molto interessante questa, eh? E io proprio non so a chi fare, che mi incuriosisce. Beh, partite dal presupposto che di meccanica con me non ci potete parlare, quindi no, a parte gli scherzi, però... Ti rispondo io, Massimo. Ecco, vi risponde Arianna. Le moto hanno le frizioni automatiche recluse? Nel senso che sono in carcere, cosa intende? La reclusa è un sistema di frizione automatica, che è un sistema che o siamo o si odia tendenzialmente. Non tutte, non è obbligatorio. Tiziano ce l'ha, mi pare. Però come lui altri, ma non è assolutamente Cosa cambia praticamente? Che è interessante, io l'ho provata l'anno scorso su una Husqvarna specialistica. È un sistema che ti permette di non dover cambiare in maniera tradizionale, quindi fondamentalmente non vai neanche a agire sulla... Cioè, ovviamente non devi agire sulla leva, quindi snellisce il procedimento di cambio e ti permette di inserire la marcia in maniera molto più veloce. La cosa è che vai a perdere quelle funzionalità della frizione che in alcune situazioni, soprattutto in fuoristrada,
abbiamo come automatismo, e quindi imparare a utilizzare una moto con la recluse non è immediatissimo, perché di istinto ci verrebbe da agire in un determinato modo. Ma è quella che in aumento di marcia può non usare la frizione, però in scalata sì? In realtà no. Okay. No, non è una vera e propria frizione automatica, È un sistema molto particolare, adesso dovrei informarmi bene per dare una spiegazione 100% completa. La teniamo in evidenza, anzi Massimo, torna anche domani, che magari c'è anche Mirko. Esatto, sicuramente mi sta a spiegare meglio, perché io ricordo, l'ho usata e me lo ricordo benissimo, e ricordo benissimo che per esempio nelle situazioni di discesa o di superamento di un ostacolo devi imparare a usarla per non farti spaventare, perché non hai frizione fondamentalmente. Ok, ecco Massimo dice cambia da sola, ok, ma più o meno. A me piace cambiarle le marce. Devi abituarti, quando dico che c'è chi la odia e chi la ama, che ci sono piloti che la usano da più di un'edizione della Dakar, quindi vuol dire che si trova bene. Poi parli con Tullio Viviani, che è il mio meccanico, e ne dice le peggio cose, quindi ci sono scuole di pensiero, no? Guarda, toglietemi tutto, ma non la mia scalata, quindi va bene. Io sto imparando a pensare di dire toglietemi tutto ma non il mio freno motore, perché adesso ho una due tempi e questa cosa della mancanza del freno motore mi sta mandando in crisi. Ma ti avevo visto provare comunque i 690 l'altra volta, no? Come ti sei trovata? Molto bene. Ti fa un pensierino? Un pensierone. Allora, Kevin ci dice, consiglio di guardare le trasmissioni di Danilo Petrucci con Tele Galileo su YouTube. Ok, grazie. E ci ringrazia Massimo Cozzolino. Allora, vi rinnovo, Arianna, non abbiamo nient'altro questa sera da dire? No, purtroppo no. Purtroppo no, ma sicuramente domani avremo i video che oggi non hanno fatto in tempo a pubblicare, anche di Tiziano da commentare, avremo anche Mirko. Anche Franco, spero ci sia qualcosa. Allora, lì hanno un problema, che diciamo che l'audience di alcuni piloti è salita. Quindi il video artigianale che fa Franco tante volte arriva alla TV XY e si prende i diritti. Quindi dei video di Franco? Sì, anche dei video di Franco. Quindi per esempio un pezzo dei video di... Hai presente il video di Tiziano, il pezzo quando lui è stato investito dall'auto di Nani Roma? No, non ce l'ho presente, però immagino. No, comunque c'è un pezzo di video dove lui parte, si vede la suo faccione che dice... Non ci posso credere, sono stato investito, eccetera, 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 ok? L'ha pubblicato sul suo canale, su Rally Pov, e quindi, come d'accordo, io posso ricapparlo. Mi ha scritto Red Bull, perché siccome l'hanno trasmesso anche loro, sicuramente d'accordo con Tiziano, hanno subito mandato la segnalazione a YouTube, immediatamente l'ho dovuta togliere. Quindi perché è stato intervistato forse da Red Bull. È stato intervistato, esatto. E quindi tipo ci sono due o tre interviste di Franco che sono già di moto.it, sono già di qualcuno, quelle non le possiamo riciclare assolutamente. Invece Franco, potenzialmente le puoi mandare adesso in diretta, ma poi il video ovviamente finendo sulla piattaforma YouTube non può rimanere. Non può, allora diciamo che oggi che siamo su due piattaforme e su tre canali, i pezzi di Facebook non sta tanto attento a queste cose, mentre YouTube mi segnala che c'è uno che ha i diritti video, mi segnala che dice che lui ha i diritti video e mi chiedono se voglio contestarli o no. Per esempio... Stasera che ho mandato, non mi ricordo più se l'ho mandato o no, quando mando la sigla di Fratelli di Garage, tutte le volte mi arriva una contestazione perché mi ero dimenticato di mettere la licenza, che adesso metto sotto, della musica, capito? Quindi loro, se la mando 100 volte, 100 volte mi domandano. Ah sì, no, lo so, anch'io col mio canale YouTube, hai capito? Sono delle musiche royalty free prese da un piano di abbonamento, ma devo sempre mandargli la licenza di quel brano musicale. Infatti... Per evitare questo, ultimamente recupero le musiche solo dall'elenco di quelle di YouTube e basta. Così è a sua, non si discute. Abbiamo un'ultima cosa. Sì, questa immaginate. È... Giusto, grazie Ludovico. Funziona in modo similare. Le marce sono innestate, ma la frizione attacca solo dando gas.
Scusa, sì, io ricordo di questa cosa della partenza, effettivamente, della partenza e poi del non aver più necessità di giocare con la leva, in pratica. Mm. Approfondirò. Approfondirò, ma non sono tanto curioso di provarla. Va bene, che dire, un saluto a tutti quanti. Intanto, grazie di essere stati con noi. E ci siamo anche domani, quindi in collaborazione con Rally Pod di Tiziano Internò, Rally Team Azzurra Rosa di Mirko Bettini e con Arianna Lenzi, che qui la vedete, motociclista, perché motociclista, ragazzi, non va per niente piano con questo faccino acqua e sapone, fondatrice del blog La Bionda sulla Honda. Quindi, che dire, ragazzi, buona serata. Buona serata, noi ci vediamo domani. Speriamo di avere belle notizie dei nostri piloti. Sì, domani alle 14 con le brevi, alle 21 con qualcosa di più sostanzioso. Ciao, ciao. Ciao.